Salve care amiche ed amici, qui la prima puntata di una nuova serie di 4 episodi nel quale vi farò sentire l'audio originale di una serie di lezioni del venerabile lama Geshe Sonam Chanchub dell'Istituto Samantabhadra, che mi insegnava un momento, avevo preparato tutto ma sono uno smemorato. Le 4 nobili verità, cioè quello che si pronuncia nel prendere rifugio nel buddismo, e lo spiega in più di una ora. Io ho conservato solo, perché non ho filmato a quell'epoca, negli anni 90 non c'erano i cellulari con le filmatrici, per cui questa è una pista fatta con un registratore analogico, era un Walkman. Beh, allora vi do questa registrazione audio, vi metterò delle immagini perché non vi annoiate sentendola, però è la spiegazione, l'esigesi del venerabile lama Geshe Sonam Chanchub, estintosi nel 2009, delle 4 nobili verità, e spero che vi piaccia. Seguiranno anche una lezione sul karma, sempre di quello di una ora, i 3 addestramenti superiori e i 16 aspetti delle 4 nobili verità. Qua c'ho le piste audio, adesso vado ad editare. Quindi buon ascolto con le 4 nobili verità e a risentirci al secondo episodio. Ciao. Oggi è una giornata estremamente propizia e siamo veramente molto fortunati di poterla celebrare. È l'anniversario del primo giro della ruota del Dharma, del primo insegnamento che è stato dato da Buddha Shakyamuni. Riflettiamo con gioia, meditiamo la gioia a questo proposito. Per ciò che riguarda Buddha Shakyamuni, lui ha generato prima di tutto la mente di risveglio, la mente di bodhicitta, quindi il pensiero di poter raggiungere l'illuminazione perfetta per liberare tutti gli esseri viventi. E avendo generato questo desiderio, questo pensiero, per 3 grandi eoni cosmici ha accumulato le cause positive per poter beneficiare gli esseri. Prima di tutto, pensando a tutti gli esseri viventi, al bene e al beneficio di tutti gli esseri viventi, ha generato la compassione e l'amore verso gli esseri. Effettivamente mettere in pratica questo desiderio, a Bodh Gaya ha ottenuto l'illuminazione perfetta, ha effettivamente raggiunto questo scopo prefissato, sempre per poter beneficiare tutti gli esseri, e quindi ha ottenuto a Bodh Gaya lo stato di un Buddha. Quindi lui ha pensato sempre
io devo ottenere lo stato di un Buddha per il bene di tutti gli esseri. E quindi ha effettivamente ottenuto lo stato di Buddha come lui ha sempre pensato e desiderato. Mi vuole domandare come segue. Cioè, diciamo che lui avrebbe ottenuto lo stato di un Buddha, poi successivamente sarebbe rimasto in meditazione di concentrazione, assorbito in questo stato di meditazione, senza dare insegnamenti, se questo ci sarebbe stato di beneficio oppure no. Mettiamo che lui sarebbe rimasto assorto in meditazione, noi saremmo rimasti a casa nostra, così non ci sarebbe stato di nessuna utilità. Sta scherzando, dice che ce l'ha. Comunque così non è stato, lui non è rimasto senza dare insegnamenti, noi non siamo rimasti a casa nostra, siamo venuti qui e lui ha girato la ruota del Dharma, ha dato insegnamenti, quindi tutto questo è un'ottima cosa. Per ciò che riguarda gli insegnamenti di Buddha Sakyamuni, hanno la particolarità che non c'è neanche una parola, neanche una sillaba che è errata in tutti i suoi insegnamenti. Hanno anche la particolarità che tutti i suoi insegnamenti, che i suoi insegnamenti non sono di beneficio solamente per la felicità di questa vita, non sono di beneficio solamente per la felicità delle vite future, bensì portano il beneficio insuperabile dell'ottenimento della suprema felicità dello stato di un Buddha e dell'illuminazione perfetta. Per ciò che riguarda le nostre vite future, noi ci arriveremo comunque, non dobbiamo fare nessuno sforzo, non dobbiamo studiare per rinascere nelle vite future, saremo comunque spinti dal nostro karma, dal nostro klesha, dai nostri difetti mentali emotivi e arriveremo comunque alla nostra rinascita futura. Quindi noi non dobbiamo mirare solamente a questo, bensì il nostro scopo deve essere ben più alto, il nostro scopo deve essere quello di poter ottenere lo stato di un Buddha e per poter aiutare tutti gli esseri viventi, quindi con questa motivazione che dobbiamo ascoltare gli insegnamenti, dobbiamo in genere con molta forza, molta enfasi avere sempre presente nella nostra vita questo scopo e anche oggi proporci di ascoltare gli insegnamenti con in mente questo traguardo. L'argomento dell'insegnamento di oggi è il primo insegnamento dato da Buddha Sakyamuni, quindi le quattro nobili verità. Il primo di questi quattro verità è la nobile verità della sofferenza. Riconoscendo, realizzando l'esistenza di questa sofferenza, noi sperimenteremo un enorme desiderio di ottenere lo stato di un Buddha ed è per questo che prima di tutto è stata esposta questa verità. Ed è stato detto che noi dobbiamo conoscere la sofferenza.
E qui c'è la definizione precisa della nobile verità della sofferenza. Sono tutti, tutti gli elementi impuri che si trovano negli esseri e negli oggetti che sono il contenitore, quindi nei mondi, che costituiscono gli aggregati che introducono nelle rinascite causati dal dal karma e dai klesha, dai difetti mentali e emotivi. Gli aggregati degli esseri del samsara sono quindi, come conclusione, come dato di fatto, la verità della sofferenza. Cioè sono gli aggregati degli esseri del samsara che sono la verità della sofferenza. Le cause che sono negative che ci introducono nelle rinascite nel samsara sono principalmente l'attaccamento e l'odio motivati dai klesha, e sono questi che sono le cause introduttorie delle nostre sofferenze. La nobile verità della sofferenza è esposta tramite i suoi quattro aspetti. Ognuna delle verità ha quattro aspetti, quindi è esposta tramite i suoi quattro aspetti. Allora, quali sono questi aspetti? Il primo è l'impermanenza, e gli aggregati degli esseri nel samsara sono impermanenti, si distruggono istante dopo istante. Essendo impermanenti non sono stabili e affidabili. È per questo che noi in alcuni momenti del tempo nasciamo, in alcuni momenti del tempo moriamo, in alcuni momenti del tempo invecchiamo, in altri momenti del tempo ci ammaliamo a causa di questa impermanenza e mancanza di stabilità. Noi pensiamo adesso va tutto bene, quindi per un attimo ci sembra che c'è un po' di tregua, stiamo bene, siamo contenti, dopo un istante di nuovo abbiamo dei problemi, abbiamo delle difficoltà.
Oppure in questo istante abbiamo tante difficoltà, non vediamo nessuna speranza, siamo ammalati, siamo sofferenti, poi magari prendiamo una medicina, guariamo e di nuovo va tutto bene. Questa quindi l'impermanenza è una delle caratteristiche della sofferenza. E la seconda caratteristica è chiamata proprio sofferenza. E quindi la spiegazione e definizione di questa caratteristica è che i tre tipi di sofferenza arrivano senza dare tregua, senza con una continuità che non conosce interruzione. I tre tipi di sofferenza sono la sofferenza della sofferenza, quindi proprio le sensazioni di dolore, la sofferenza del cambiamento, che è la sofferenza che tutto pervade, che è il fatto essere condizionati. E, dal momento che si nasce nel samsara, questi tre tipi di sofferenza formano un continuum che non si interrompe. Non hanno quello di creare un mondo, non hanno più davanti con noi. Noi tutti che siamo esseri del samsara, se non riflettiamo bene, molti degli stati di sofferenza del samsara noi li concepiamo come se fossero felicità. E questa è una grande visione errata. Si deve scegliere di devadi andoni. A causa dei nostri klesha, a causa della nostra ignoranza, tanti fenomeni che in natura sono sofferenza ci appaiono come se fossero felicità, e in più quindi noi forniamo anche attaccamento a questi stati che ci sembrano felicità. Quindi ciò che è impermanente, noi a causa della nostra ignoranza rapportiamo come se fosse permanente, consideriamo permanente ciò che è impermanente, e a causa della nostra ignoranza consideriamo felicità ciò che in natura è sofferenza, a causa della nostra ignoranza consideriamo puro ciò che per natura è impuro, e consideriamo come avente un sé e un'esistenza inerente e indipendente ciò che manca di un sé e di una vera indipendente esistenza. Non ho più.
라운드 아 네버 네베 한계는 네 네버들 콤보 그 콤보 되고 아 두바디로 E la terza caratteristica della verità della sofferenza è la vacuità. Quindi l'io rispetto agli aggregati, noi consideriamo l'io rispetto agli aggregati come uno, cioè come un'unicità con gli aggregati, invece non è identico agli aggregati, bensì è separato dagli aggregati, quindi non c'è unicità. E consideriamo l'io come se fosse permanente, infatti l'io è impermanente. Consideriamo l'io come se fosse autonomo, come se avesse un'esistenza autonoma, invece non ha una tale esistenza. Quindi è vuoto, vacuo di questi aspetti errati che noi gli attribuiamo, vuoto nel senso di una casa vuota di inquilini, quindi l'io è esente da questi modi errati di concepirlo, come una casa che è esente vuota di un inquilino. Mi chiedevi domanda se noi e i nostri aggregati siamo o meno impermanenti. Impermanenti. Se siamo impermanenti, noi e gli aggregati. Noi e i nostri aggregati siamo un'unica cosa, un'unicità, oppure siamo cose diverse? Noi e gli aggregati. E quindi considerare che noi gli aggregati siamo un'unicità è una forma di afferrarsi alla vera esistenza del sé. Esiste o meno, oppure no, un io autonomo e indipendente? E quindi il non esistere di questo tipo di io è una forma di vacuità dell'io, cioè l'io è vacuo, libero, esente da questa forma errata di esistenza, come una casa che è vuota del suo inquilino. Tutto questo, e questa è adesso la quarta caratteristica della verità della sofferenza, che è la mancanza di un sé. Prima la terza caratteristica era la vacuità, la mancanza di un sé è la quarta. Quindi questi principi che noi abbiamo spiegato prima riguardo al sé sono veri anche riguardo a ognuno degli aggregati, quindi anche gli aggregati stessi sono vuoti e vacui dall'essere permanenti, un'unicità autonomi indipendenti, come una casa che è vuota del proprio inquilino. E questo è il quarto aspetto, quella della mancanza di un sé. La casa è una persona oppure no? Mm.
Come la casa non è una persona, è lo stesso, il se non è gli aggregati, e il se non esiste in modo inerente dalla propria parte. E ogni uomo ha un suo io. Tutti noi abbiamo un io. L'io di ognuno di voi esiste in modo autonomo e indipendente, indipendente da cause e condizioni, oppure esiste indipendenza di cause e condizioni? Anche coloro che stanno in fondo alla stanza la pensano così? Sono d'accordo? Da quali cause dipendono? L'io degli esseri samsarici dipende da cause che sono il karma e i klesha, come l'attaccamento e l'odio. La mente che percepisce, concepisce un io esistente inerentemente è una mente errata. E sulla base di questa mente errata si creano i nostri cinque aggregati, si creano i cinque aggregati in genere, gli aggregati della persona e del cosiddetto contenitore, che è il mondo, tutto ciò che ci circonda. Il contenitore impuro sono tutti i paesi che compongono, tutti i mondi che compongono il samsara, e le essenze dentro questi contenitori si riferiscono a tutti gli esseri viventi di cui noi facciamo parte. E la verità dell'origine sono il karma e i klesha che creano tutti questi elementi. E quindi la verità della sofferenza sono le cause che creano tutti questi fenomeni che sono simili a una malattia perché sono sofferenza. Gli esseri Buddha, gli esseri Arya hanno visto che essendo queste sofferenze come delle malattie, le loro cause andavano abbandonate, e hanno visto questo con la loro onniscienza che non inganna ed è incontrovertibile. Sì.
mi ha detto di non ancora quindi un qualche tempo. Quindi possiamo riassumere che la causa principale di tutte le nostre sofferenze è la nostra impressione errata della vera esistenza inerente del sé, ed è questa la nobile verità dell'origine della sofferenza. Perciò la nobile verità della sofferenza è l'afferrarsi alla vera esistenza del sé, ed è anche la visione transitoria degli aggregati, sul credere che la visione transitoria, che gli aggregati transitori sono il vero sé inerentemente esistente. Quindi ci sono quattro caratteristiche anche riguardo la nobile verità dell'origine, e sono la causa e le condizioni. Quindi causa, condizione, l'origine stessa e la forte generazione. Allora, la definizione della prima caratteristica, che è quella della causa, vuol dire la causa, che è dell'aspetto di un seme, che fa generare come il seme tutte le sofferenze del samsara, a causa del karma e dei klesha. La seconda caratteristica, quella dell'origine, dice che l'ordine giusto è causa, origine, forte generazione e condizione. Allora, l'ordine giusto, correggiamo, prima abbiamo mescolato un po' l'ordine. L'ordine giusto è causa, poi poi origine, poi forte generazione e infine condizione.
quindi quando rientra che cuore intruso, ogni cuore un cuore angelo, 13 che abbia 30 anni fa, ne che io allora adesso, quindi per quello che riguarda l'origine, la spiegazione e la definizione sono questi. Come in un campo il contadino piantando i semi giunge il raccolto, allo stesso modo, secondo la verità dell'origine, si creano a causa creano tutte le nostre sofferenze nei tre mondi di esistenza e in tutti i tipi di reami nel samsara. La definizione di forte generazione è che a causa di intenso karma e intensi klesha, le sofferenze si generano immediatamente in modo interdipendente, e questa è la forte generazione. E c'è ancora un aspetto, che è quello della condizione. Quindi la quarta caratteristica sono le condizioni. La definizione è a causa di karma e klesha, in tutti i luoghi dei tre mondi del samsara si creano, si manifestano gli aggregati della sofferenza alla maniera di acqua e fertilizzante che sono le condizioni che contribuiscono alla creazione, alla manifestazione del frutto, come condizioni concomitanti, e questa è il modo di funzionamento delle condizioni della sofferenza. E il Buddha ha insegnato secondo dei mezzi abili, e quindi ci ha prima fatto realizzare la realtà della sofferenza, e poi ci ha spiegato quali sono le cause di questa sofferenza, per poi mostrarci i metodi di liberarci da questa sofferenza. Adesso abbiamo visto quindi gli aspetti che sono da abbandonare, sofferenza e cause, e adesso vengono gli aspetti dal punto di vista delle verità
gli aspetti da ottenere, cioè ottenere la felicità, pacificazione di tutte le sofferenze tramite l'eliminazione di tutte le cause della sofferenza. Passiamo quindi alla terza nobile verità, che è la verità della cessazione. E come possiamo definirla? Dunque, sulla base del sentiero che è la propria causa, fare in modo che ciò che è da abbandonare, l'origine della sofferenza composto da karma e klesha, possa essere per sempre e in modo permanente bloccato, questo è la verità della cessazione. E c'è anche un esempio che segue, che dice che questo paragonandolo come precedentemente paragonando le nostre sofferenze con precedentemente alle malattie, e si può dire che la cessazione corrisponde all'interruzione del continuum di causa e effetto che crea il samsara, in modo da farci ottenere la situazione di felicità paragonabile alla libertà permanente dalle malattie. Quindi adesso parliamo delle quattro caratteristiche di questa nobile verità della cessazione, e la prima di questa è chiamata proprio cessazione. Dei klesha e delle azioni negative, in modo che non sopraggiungano più, questo è l'aspetto della cessazione. Se noi realizziamo nel modo corretto la vacuità, allora successivamente non sperimenteremo più né azioni negative né sofferenza. Non mi ho mai visto.
E passiamo alla seconda caratteristica, che è quella chiamata pacificazione, e la definizione è il non insorgere della sofferenza, il fatto che la sofferenza non apparirà mai più è chiamata pacificazione, e questo avviene in conseguenza della realizzazione della vacuità. Avendo realizzato la vacuità, si eliminano automaticamente tutte le cause della sofferenza, non essendoci più le cause non si presenteranno i risultati, e questo è l'aspetto, il secondo aspetto, la seconda caratteristica della pacificazione. Quindi abbiamo visto primo aspetto cessazione, secondo pacificazione. Il terzo aspetto è pura felicità, e si definisce dicendo che in futuro non ci sarà più bisogno né di rinascere nei tre mondi che compongono il samsara, né di sperimentare alcun tipo di sofferenza, quindi ci si troverà in uno stato di pura felicità. Il quarto aspetto è la definitiva emergenza. Essendoci liberati dal samsara, si ottiene il nirvana, lo stato che è anche lo stato di un Buddha, l'illuminazione perfetta, quindi ci si trova in uno stato di felicità, si ottiene la definitiva emergenza, nel senso la definitiva uscita, fuoriuscita dallo stato di sofferenza del samsara. E quindi il Buddha è, abbiamo detto, abile nei mezzi di insegnamento, così ci ha fatto vedere il nostro stato di sofferenza, le cause di questa sofferenza, la possibilità di abbandonare la sofferenza, e adesso ci mostra nell'ultima verità il modo di abbandonare la sofferenza, quindi il sentiero, il metodo, la verità
del sentiero è sempre secondo i principi di causa effetto, cioè ti ha fatto prima vedere l'effetto, lo stato di una felicità, lo stato della libertà dalla sofferenza. Poi se ci domandiamo se c'è una causa che può portare a questo risultato, ci fa vedere che la risposta è positiva, c'è una causa, c'è un modo, una strada, e questa ce la mostra nella verità del sentiero. Quindi adesso vediamo gli aspetti e le caratteristiche della nobile verità del sentiero. No, prima ancora vediamo la spiegazione e la definizione della verità del sentiero stesso. Quindi quindi la verità del sentiero è il sentiero che conduce all'ottenimento del proprio risultato, che è la cessazione. È la meditazione del sentiero che è l'antidoto puro, libero di contaminazioni, che permette di abbandonare l'origine della sofferenza. Di seguito c'è anche l'esempio, seguendo le metafore della malattia, l'esempio dice che meditare sul sentiero è simile alla medicina, simile al affidarsi alla medicina, che l'onniscienza degli esseri superiori, di Arya Buddha, ha visto come metodo che non inganna per raggiungere alla felicità della liberazione. E anche questo ha quattro caratteristiche, quattro aspetti. Il primo è chiamato proprio sentiero. Un sentiero, quindi la definizione, quindi si tratta di un sentiero che ci fa innalzare al di sopra del sentiero degli esseri ordinari, quindi è un sentiero aria che porta alla liberazione. E il secondo aspetto è chiamato antidoto della conoscenza, e si definisce è una conoscenza composta dalla capacità di analisi e di ragionamenti logici che costituiscono l'antidoto che ci permette di abbandonare i klesha della non conoscenza. Senti di malo che io non ho, dove mi sono seduto?
Il terzo aspetto è l'ottenimento, e si tratta della mente non errata, perfetta, della comprensione della vacuità che ci congiunge all'ottenimento del nostro risultato, che è la cessazione e la liberazione. E il quarto aspetto è l'emergere definitivo, cioè l'atto stesso di emergere in modo definitivo, e la definizione è e ciò che ci separa dal samsara e ci porta in un luogo che è al di là delle sofferenze, in modo definitivo, che ci fa quindi uscire in modo definitivo da tutte le sofferenze e ci porta alla felicità definitiva. Abbiamo cominciato nel nostro studio dell'Amrin, del sentiero graduale verso l'illuminazione, di parlare i martedì di parlare della verità della sofferenza, quindi in seguito spiegheremo anche gli aspetti delle quattro nobili verità. E tra i quattro nobili verità c'è la nobile verità dell'origine, la verità dell'origine è riconducibile ai karma e ai klesha, e il principale tra i klesha è la visione errata di una vera esistenza del sé, e per poter sradicare in modo definitivo di questa visione errata serve la saggezza che comprende la vacuità. E noi stiamo adesso studiando il testo migliore che ci può aiutare a sviluppare questa saggezza, che è l'illuminazione del pensiero, il testo che studiamo i giovedì. Per ciò che riguarda sia gli insegnamenti di martedì che giovedì, non bisogna dire che siccome sono difficili li lasciamo perdere, li lasciamo da parte. Molto sbagliato. Qual è il motivo per cui non c'è da mettere da parte questi insegnamenti, malgrado siano difficili? Perché da tempi senza inizi noi nasciamo nelle sofferenze del samsara a causa del fatto che questa visione errata della vera esistenza del sé e dei fenomeni è intimamente mescolata alla nostra mente, è talmente fortemente mescolata alla nostra mente che sradicarla è estremamente difficile. Sono molto duri da eliminare queste visioni errate, proprio per questo che servono dei metodi molto profondi, dei ragionamenti profondi e forti, che
essendo profondi, sono difficili da capire, ma proprio per questo, siccome servono solamente questo tipo di ragionamenti, non sono da mettere da parte, da lasciare da parte. Dopo che Buddha Shakyamuni ha ottenuto l'illuminazione perfetta allo stato di Buddha, si può dire che l'insegnamento delle quattro nobili verità è stato il primo regalo che ha fatto a tutti gli esseri viventi. La Matron Kappa ha approfondito e ha sviluppato questo regalo. Molto grazie. Molte grazie a Buddha Shakyamuni. Dice che c'è una che vuole dare tempo a qualche domanda. E vorrebbe delle domande che sono inerenti all'insegnamento delle quattro nobili verità. Abbiamo tempo magari per tre domande. Si può dire che nel samsara ci sono delle piccole felicità che sono delle felicità impure. Le nostre felicità non sono altro che la sofferenza del cambiamento, cioè le felicità sono la sofferenza del cambiamento e la sofferenza che tutto pervade, cioè il fatto, sono manifestazioni del fatto che tutto è condizionato, che non siamo mai liberi da condizionamento, che è la sofferenza che tutto pervade, e sono manifestazioni del cambiamento della sofferenza, cioè sono un miglioramento della sofferenza, ciò che noi percepiamo come felicità, la sofferenza del cambiamento. E il motivo è quello che abbiamo detto precedentemente, che tutto è impermanente. Le prime due nobili verità, no? La verità relativa e le ultime due verità assolute, può parlare totalmente di questo tipo di relativa.
un soldato del bello gentile, a dunel del vada, congiunto del vada, con soldato del vada, con del vada, con del vada, con del vada, con del la verità della, del sentiero è convenzionale. E la verità della cessazione è verità ultima. E quindi anche la verità dell'origine e la verità della sofferenza sono convenzionali, e anche la verità del sentiero è convenzionale, e la verità della sensazione è verità ultima. Però effettivamente è vero, mentre noi studiavamo i due livelli di verità, abbiamo detto che tutti i fenomeni e tutte le verità sono riconducibili e possono riassumere nei due livelli, quindi anche qua sono veri verità, come abbiamo detto, si possono riassumere nei due livelli di verità. I primi, cioè questi tre che abbiamo detto, sono verità convenzionali, e la verità della sensazione è verità ultima. Quello che diceva Gesela è secondo la scuola madhyamika prasangika. Il fatto che abbiamo detto che la verità della cessazione è la verità ultima. Ha detto Gogren? Perché ci sono delle scuole inferiori alla scuola madhyamika prasangika, via di mezzo autonomi, che dicono che la nobile verità della cessazione non è verità ultima, il Svatantrika e altre scuole, però lui ci ha esposto la versione prasangika, che la verità della cessazione è verità ultima. C'è qualche altra domanda? Non se non sento, si può meditare sulla mancanza di verità intrinseca del sé? Come? Immaginandosi di stare in un altro corpo? Con un altro vissuto. No, questo non aiuterà a realizzare la mancanza di esistenza di sé, del Dio, la mancanza di esistenza inerente. E il modo migliore di meditare su questo è pensare che il mio io, il mio sé, dipende da cause, e che non ha un'esistenza indipendente da cause e condizioni. E adesso dice che ce la prendiamo spunto da questo e meditiamo adesso per un po'. In questo modo che ha appena descritto che ce la riguardo al sé. Ha pensato già dall'inizio solamente a come beneficiare gli esseri, ed è sempre stato caratterizzato da questo buon pensiero, dal buon cuore altruistico verso tutti gli esseri viventi, che è la caratteristica migliore, più alta, più eccelsa in tutto il mondo che si può possedere in assoluto. Non
sono magico sangue. Si pensa a te come un altro. Ecco, ma non vuoi essere magico sangue? Non è come sai che tu lo faccio. La nostra pratica principale dovrebbe essere quella di tentare in tutti i modi e con tutta la nostra determinazione di non nuocere, di non fare del male a nessun essere vivente, di cercare di beneficiare di esseri in tutti i modi possibili, in tutti i momenti, in tutte le circostanze, ma di determinare, decidere che se noi non possiamo aiutarli, come minimo, dobbiamo tentare in tutti i modi di evitare di danneggiarli e di fargli del male. E se riusciamo sempre a praticare in questo modo, allora raggiungeremo velocemente anche noi lo stato di un Buddha, quindi diventeremo anche noi come Buddha Shakyamuni. Anche se sono molto difficili, noi non li abbandoniamo. Quello che segue adesso nei capitoli dell'Amrim sono i 12 anni della generazione interdipendente, gli insegnamenti sulla bodhicitta e sulle 6 perfezioni. Sul chiamata alla meditazione concentrativa, il grande ripassa una visione profonda. Veramente c'è un'espressione che dice grande visione profonda. E come spiegato in quel capitolo, nel senso dell'illuminazione del pensiero c'è un approfondimento che dà un commentario per chiarire questi concetti. Quindi che ce la pensa di poter in futuro studiare molto bene, per questo vi chiede di fare belle vacanze, riposarvi bene e a prepararvi nel migliore dei modi per affrontare il nuovo anno di studi. Con coraggio. Ora